E ragazzi, se questo succede nella vostra vita, cazzo, ma dovete dirlo! Va così fra uomini e donne, no? Così come? Niente dura. Ah, sì, concordo. Davvero? Perché? Qui è bravissimo perché attacca bottone sfruttando il contesto. Lei risponde per circostanza. E lui cosa va a fare? Va a fare una domanda per entrare in verticale, in profondità nell'argomento. Perché gli uomini spesso commettono l'errore di fare domande a raffica come se fosse un interrogatorio. Invece le donne preferiscono, invece che mille domande, andare a sviscerare tutte le sfumature di un argomento. No, mi interessa. Cercavo di essere gentile e basta. Lei lo rifiuta, lui la guarda e invece di offendersi comincia a sorridere e lei di rimando sorride. D'accordo, capisci? D'accordo, sono stato invadente. In questo momento che cosa fa? Va ad abbassare le sue barriere perché si dimostra non aggressivo. Ha capito di averle dato fastidio, si ritira indietro e le dà solo un là, un gancio per poter continuare la conversazione. È solo che questa storia del niente dura era il problema del ragazzo di mia sorella. Non sapeva cosa voleva e faceva lo scemo in giro. Così lei l'ha beccato, come se una sola non gli bastasse. Qui si va a qualificare indirettamente, dice lui non sapeva cosa voleva e allora andava a fare il coglione in giro, come se una sola non gli bastasse, cioè lo dice come se fosse qualcosa di assolutamente insensato. E allora lei alza le antenne e dice, ah, interessante questa cosa. E infatti... Così sei una donna sola donna? Sì, infatti. È vero. Certo. Nel momento in cui lui conferma questa idea di voler solo una donna, lei sorride e dice, ah però, avevi la mia curiosità, ora hai la mia attenzione. Sono alla ricerca in questo momento. Certo. Chissà, potresti essere lei. Qua genio assoluto. Potresti essere la ragazza giusta per me, la ragazza che sto cercando. Però non gli dice sei la ragazza, non le dà conferme. Si mette piuttosto nella situazione di essere lui il giudice, di essere lui la preda, quello che deve essere conquistato. E lei deve essere l'elemento che deve qualificarsi ai suoi occhi per essere conquistata. Così sei un dottore. Come lo sai? Tutti sono dottori qui attorno. Dov'è questo appartamento? Tutti hanno gli zoccoli verdi come le divise. Qui che cosa fa? Le sta facendo vedere che ha un ottimo spirito di osservazione. Questo per le donne è molto importante perché loro stanno molto attenti ai dettagli e un uomo che ha spirito di osservazione, che sta attento ai piccoli dettagli, è un uomo che può antropologicamente prendersi cura di lei. È un uomo che sta attento ai bisogni della sua compagna e se ne può prendere cura. Quindi questo ti fa elevare come uomo di valore. Se mi serve un dottore potresti essere tu. Potrei essere io, sì. Potresti essere lei. Sì, potrei. Se mi serve un dottore, potresti essere tu. E poi incalza, andando a recuperare la battuta che aveva fatto prima, e dice potresti essere lei. Quindi di nuovo va a riattivarle dentro la mente il pensiero che potrebbe essere lei. Lei cosa fa? Inizia la seduzione perché dice sì, potrei essere lei, perché ha capito il suo riferimento e comincia la seduzione, comincia questa danza. È una specie di lavoro pro bono. Nel senso di fare del bene. Esatto. Fare del bene tutta la vita. So cosa vuoi dire, non rende molto, ma mi piace. Alla fine tutto dipenderà dalla donna che sposerò, credo. Rinunci a quello che vuoi per la donna che sposi. Sì, lo sai, lo farei. Sì. Lei sta facendo delle domande per capire che tipo di uomo è. Sta guardando la parte economica e quindi lui dice un lavoro che faccio pro bono, quindi non guadagno tanto, però mi piace. Però nel caso in cui incontrassi una donna di valore, mollerei tutto per lei. Questo è un atteggiamento molto importante perché fa vedere che è un uomo che vuole impegnarsi, no? Se tu e io fossimo sposati, io... No, è presente. No. Se tu e io fossimo sposati, vorrei darti quello che ti serve, tutto qui. Parlo di prendersi cura a vicenda nel miglior modo. Che c'è di male a prendersi cura di una donna? E guardate come, in modo geniale, lui sta creando insieme a lei un'induzione ipnotica in cui lei comincia a pensare a loro due come se fossero già sposati. Infatti all'inizio si ritrae, perché dice, no, vabbè, è troppo. Però lui continua a farle immaginare come potrebbero essere loro insieme. Gli dice, a me piacerebbe prendermi cura di te. Non ti sarà facile trovare una donna così oggi. Accidenti, tu credi? Esiste il colpo di fulmine. Lei viene colpita da questa cosa e quindi che cosa succede? Vuol dire che lei ha qualche interesse nei suoi confronti. Devo andare. Ho detto qualcosa di sbagliato? No. No? No. Sicura? No, era così giusto che mi fa paura tutto qui.
lui fa un errore qui, tecnicamente, poi è un film, dice ho detto qualcosa di sbagliato, e ovviamente quando chiedi a una donna se quello che hai detto può essere sbagliato, sei insicuro di quello che dice, quindi ti fa perdere valore. Sai, pensavo che non voglio che tu sia il mio dottore. Perché? Perché mi piaci tantissimo. Io non voglio visitare te. In questo momento lui è riuscito, questo ha fatto un capolavoro in pochissimo tempo, è riuscito a creare abbastanza attrazione e a farla sentire talmente coinvolta che poi nel momento di massimo picco emozionale, quando lei ha detto hai detto tutto giusto, lui ha colpito rifacendo riferimento alla conversazione e giocando, non gliel'ha detto chiaramente, non voglio che tu sia il mio dottore. E lei curiosa gli ha chiesto come mai, perché mi piace tantissimo. E lei di rimando ha risposto che anche lei non vuole essere il suo dottore. Perché no? Perché mi piaci tantissimo. Adesso devo andare. Sì. Bene. Capito. Bene. Bene, è più che giusto. Ci vediamo. Ciao. 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 Guarda che ora si rigira. Sapevo. Qualcosa. Girati, cazzarola. Questo succede anche tantissime volte nelle coppie quando si lasciano. Cazzo, ma dovete dirlo! Lo vedete, lui si gira e per paura non dice quello che prova. Lei si gira e non si incontrano. E ragazzi, se questo succede nella vostra vita, che una ragazza prova qualcosa per voi, ma voi non dite quello che provate, potreste non allinearvi mai. E questa roba la rimpiangerete tutta la vita. Quindi quando avete un sentimento per qualcuno, quando provate qualcosa per qualcuno, diteglielo sempre. Quando magari litigate con una persona, quando vi lasciate e non dite a quella persona che la amate, ditelo sempre, anche a costo di superare il vostro orgoglio, anche a costo di risultare banali, ma ditelo sempre. Guardate questa scena emblematica. Lei si gira quando lui è girato, lui si gira quando lei è girata e non si incontrano mai. Ma se uno dei due avesse detto all'altra o all'altro quello che provava davvero, magari si sarebbero incontrati. Pensateci.